Sneaker migliore del 2018? C'è. Prima di farvele vedere un po' meglio, un po' di storia. Questa release delle Concord è la più simile alle OG, indossate per la prima volta da Michael Jordan nel 1995 contro gli Orlando Magic, nella semifinale di Conference, una serie che ha visto debuttare una scarpa veramente incredibile, una delle più iconiche di tutti i tempi, che però non ha potuto vedere MJ uscire vittorioso. Strano ma vero, ma un altro pezzo super iconico per Jordan Brand, non era uniforme con le regole NBA come si è già visto per le Jordan 1 Band. MJ fu multato sia per gara 1 che per gara 2 per aver indossato queste sneaker, e da gara 3 in poi non so invece una versione Space Jam. MJ ritornò dopo il suo ritiro a metà di questa stagione, quindi non ebbe, diciamo, tutto il tempo per riambientarsi e per tornare il vero MJ, ma la stagione dopo, indossando sempre queste sneaker, distrusse praticamente ogni singola squadra con un record di 72-10, e c'è un motivo se è stata rilasciata qualche anno fa una Jordan 11 72-10. La miglior stagione di sempre in NBA. E come le OG, come i sample che lui ha indossato in campo contro i Magic, queste nella parte posteriore non hanno il 23, ma bensì il 45. Ma adesso è arrivato il tempo di farvelo vedere un po' più da vicino. Come avete visto, anche la box è come quella OG. Di sicuro è molto più facile prendere le scarpe e far uscire fuori, perché quella delle scorse release era veramente quasi un gioco a incastro e sì, ci voleva voglia proprio per prendere le Jordan 11 e portarle fuori. Partiamo adesso con la vera e propria review e partiamo con la tomaia, e abbiamo mesh, padded leather nella parte posteriore, pelle. Questo è il terzo anno di fila che Jordan Brand ha voluto riportare sulla Jordan 11, questo taglio alto di questa pelle lucida, di sicuro la parte che ha reso veramente iconica questa sneaker. E sinceramente, sia io che Malik la preferiamo veramente molto, e a rivedere adesso le Jordan 11 con la pelle bassa, non so, non ci fanno più lo stesso effetto. Il resto della tomaia in mesh, come anche la linguetta, anche perché questa è una sneaker che nasce come performance. Invece nella parte posteriore abbiamo l'utilizzo di pelle in questa colorazione bianca con il classico Jumpman cucito, e in questa versione, come vedete, ha il verso giusto, come dovrebbe essere, come l'OG, diversamente dalle Concord del 2011. Infine abbiamo questa parte in materiale nero che riprende il materiale utilizzato anche nell'interno della sneaker, e abbiamo questo 45 stampato. E abbiamo già parlato di questo iconico numero. Neanche da dire, nella soletta interna vi è il Nike Air. Parliamo brevemente del sistema d'ammortizzamento, che in questa Jordan 11 è full length air. Questo ancora una volta perché questa sneaker nasce come performance, e quindi MJ doveva pure essere comodo giocando in queste sneaker incredibili, e per questo la Jordan 11 è una delle Jordan retro più comode. Passiamo adesso alla struttura della suola, che anche questa è veramente diventata iconica negli anni, e abbiamo l'utilizzo di gomma trasparente, e abbiamo queste due sezioni di colore Concord blu, dove è presente il sistema di trazione herringbone, ovvero a lisca di pesce. Naturalmente ha ancora due parti veramente iconiche, piatto in fibra di carbonio e jamme qui sulla suola. Anche il sistema di allacciamento è diventato veramente iconico per questa sneaker. Infatti, come vediamo, le asole dove passano i lacci partono direttamente dalla pelle lucida. Questi lacci sono veramente grossissimi, forse i più grossi utilizzati in una Jordan retro, da quel che mi ricordi, ma direi che sono proprio così. E inoltre sulla linguetta è presente questa patch con scritto Jumpman Jordan e in mezzo un Jumpman ancora di colore blu Concord. Questa scarpa è una delle general release, più general release dell'anno probabilmente, però un vero sneakerhead non può non apprezzare questo, perché è una scarpa troppo storica, troppo bella, troppo clean, una scarpa troppo per non averla. Quindi sì, io e Nico abbiamo cercato in tutti i modi di prenderne un paio anche in anticipo, e quindi vi abbiamo portato anche questa recensione per dirvi che, anche se il prezzo è un po' alto, perché comunque sono lo stesso 200 euro, se ne avete la possibilità, queste scarpe
ne valgono veramente la pena, perché indipendentemente dai materiali, indipendentemente dai piccoli dettagli come possono essere 45 qua dietro oppure la box, questa scarpa è la più simile alle OG dal 96 a oggi e non si può che apprezzarla. E secondo me questa è una delle migliori tre scarpe di tutti i tempi. Questa è la sneaker dell'anno per la storia, per il look, per tutto ciò che ha significato e che continuerà a significare per lo sneaker game. E se dovessi scegliere solo una sneaker di tutte quelle che ho comprato in questo 2018, non c'è dubbio, Concord 11. Per questa sneaker niente scuse, non è assolutamente limitata, quindi chiunque voglia prendersene un paio o anche due potrà essere capace di farlo dall'8 dicembre, e quindi se non la prendete non voglio essere vostro amico. Spero vi sia piaciuta questo nuovo tipo di review, stiamo cominciando a sperimentare qualcosa di nuovo. Questo era tutto per NMKicks, ora c'è un fit. Ciao a tutti. Ciao a tutti.